categoria imprese, categoria innovazione. Il premio è quello di App dell'anno, innovazione, crescita, ricerca di lavoro. La motivazione. Per aver creato un'applicazione pionieristica frutto di competenze tecnologiche e dal forte impatto sociale, che rende la ricerca di alcune tipologie di lavoro più veloce, sicura e innovativa, per far convergere domanda e offerta in una piattaforma dedicata a interventi nel campo edile, non solo con un marchio depositato in 28 paesi. The winner is Yes Work, il lavoro in un tocco. Mi collego subito con loro perché vedo un team collegato appunto con noi. Saluto Teddy Crivellari, CEO and founder di Yes Work. Ovviamente, lo vedete, non è solo. Bentrovati. Grazie mille, buongiorno a tutti. Vabbè, Teddy, un commento subito. intanto siamo orgogliosi di questo premio, frutto di 2 anni di lavoro, di sacrifici, e oggi andiamo a realizzare un sogno che è quello di aver vinto questo grandissimo premio. Ne siamo orgogliosi e tutto il team ringrazia naturalmente le Fonti Award e le loro persone che ci hanno votato, e oggi siamo qua e ne siamo veramente fieri. Benissimo, questo sicuramente è questa è l'introduzione doverosa. Poi, naturalmente, Teddy, lascio a te se vuoi presentare anche chi ti sta accanto, ma è come se parlaste tutti insieme, immagino. Quindi, insomma, sentiamo la tua Assolutamente. voce, ma poi la voce di tutto il team. Ecco, insomma, 2 anni di sacrifici, tu giustamente dicevi. Ovviamente sacrifici che sono aumentati, immagino, in questo momento storico. Io ti chiederei proprio di raccontarmi in breve, come avete affrontato tutto questo, grazie anche all'innovazione, alla tecnologia, ma soprattutto come guardate al futuro. Peraltro parliamo di un ambito, cruciale, cioè la ricerca del lavoro. Certo, in questo periodo storico poi è molto sentita questa applicazione. È partito tutto nel 2018 con questa idea di riuscire a digitalizzare un qualcosa, quei bigliettini che trovi praticamente al ristorante, non so, al supermercato, no? Di quelle persone che stanno cercando un'opportunità, perché in Italia purtroppo in questo momento è difficile. Siamo andati a mettere assieme questa innovazione, questa idea, in un'unica applicazione digitale che oggi sono sicuro che sarà un qualcosa che fa parlare di noi a livello nazionale e non solo, perché il nostro obiettivo, la nostra mission è quella di portarla in tutta Europa e poi per sfondare anche nelle porte internazionali. Questo è quello che oggi Yes Work, il nostro gruppo di lavoro, le persone che mi circondano, il team di lavoro che siamo in grado di dare una visione di questa azienda in una maniera esemplare, quindi con trasparenza e dare l'opportunità a tutti quanti, di poter arrotondare il fine mese, perché in questa fase problematica che c'è anche in Italia, ma non solo, diamo un'opportunità a tantissime persone. Questa è proprio la nostra missione. Bene, prima di salutarvi so che c'è qualcun altro forse che vuole dire qualcosa, vero? Sì, esatto. Lascio la parola al dottor Edoardo Biondi, che spiega in breve questi 2 anni di sacrifici, dove è arrivata l'azienda e come è arrivata a Va dove siamo. bene, prego. Buongiorno a tutti, ringrazio per questo premio anche da parte mia, in qualità di consulente aziendale di questa nuova startup che è partita 2 anni fa con un'idea semplice, appunto quella di mettere insieme la domanda e l'offerta di questi piccoli lavori, ed ha trovato un grande consenso in tutte le persone che stavano attorno a Teddy e Ronnie principalmente, ma poi ha iniziato a raccogliere consensi anche da una larga fetta di pubblico interessato come ad essere investitore su questa startup. Mi preme di dire, e secondo me è molto importante, che l'azienda non ha ad oggi ancora usufruito di nessuna linea di credito bancaria. Infatti è un'azienda sana e questo dà un valore aggiunto a questa startup. L'obiettivo è quello di crescere sicuramente, e per far questo è logico che deve esserci una struttura importante alle spalle. È merito di chi è iniziato con loro, di Teddy, Ronnie, di chi è iniziato, di circondarsi comunque di figure importanti che possano far crescere questa azienda.
e sono convinto che la direzione sia tracciata, la strada sia tracciata e si possa fare molto bene, sia in ambito nazionale, ma anche guardando un po' oltre. Ottimo. Beh, che dire, insomma, infatti l'ultimo spunto è sempre quello dello sguardo al futuro, direi che è già stato raccontato con queste parole. Io ringrazio tutto il team di Yes Work, il lavoro in un tocco, a chi è presente e chi non è presente, insomma, tutti coloro che lavorano e che hanno lavorato in questi 2 anni in modo incessante. Complimenti per questo riconoscimento e al prossimo. Grazie a voi. Grazie, grazie a tutti, grazie, a presto.